Ciao ragazze, ciao ragazzi! Sì, ho ancora la congiuntivite, in realtà è l'ultimo giorno di divieto assoluto di truccare gli occhi, quindi da domani finalmente posso truccare gli occhi, è per questo che ho soltanto base e rossetto, ma non ho niente sugli occhi. Quindi oggi voglio fare un mega video spacchettamento, perché mi sono arrivate tantissime cosine, tantissimi prodotti, e ho sia prodotti di Givenchy che da L'Oreal, che da Benefit, ho davvero da Mesaudo, tantissime, e poi tutte le cose che ho scelto da Marc Jacobs a Parigi. Devo farvi vedere talmente tanta roba che davvero questo intro deve essere super breve, super piccolo, perché altrimenti, io lo so, i miei video sono sempre lunghissimi, scusatemi ragazzi, scusatemi, ma ho sempre un sacco di cose da raccontarvi, voglio sempre chiacchierare tantissimo con voi. Quindi iniziamo in realtà da quello che mi capita sotto mano, e queste sono delle cosine che mi sono arrivate da Lab Care, e vediamo un po' che cos'è. Allora, conosco già questo brand perché mi hanno già mandato altre cosine in passato, qui c'è Gatto Denver se lo sentite, e hanno delle ottime creme, hanno degli ottimi prodotti per il viso, quindi mi sono sempre trovata bene. Ah, by the way, ho abbassato anche la luminosità del video e spero che vada bene, perché mi dite sempre che i video si vede, oddio quanta terra mi sono messa, no, se mi dite sempre che i miei video sono troppo luminosi, quindi l'ho abbassata ancora un pochino. Allora, mi hanno spedito questa crema viso ossigenante antirughe rimpolpante. Quando i brand ti mandano le creme antirughe, inizia a preoccuparti. Poi, allora, mi hanno spedito questa matita contorno occhi, 3 azioni. Carina, c'è anche lo sfumino. Poi, Gold Mask Peel Off, questa sembra fichissima, liftante, rigenerante, stirante, anti-age, un'altra anti-age, mannaggia voi. Wow, e peel off, adoro le maschere peel off, anche se non riesco mai a togliere tutto in una volta come fanno a vedere nella pubblicità. Oh, e poi c'è anche la Black Mask Peel Off, carina questa cosa, potrei provarla, parla normale Nico, potrei provarla in un video, che cosa ne dite? Poi, crema riparatrice totale, viso, mani, corpo, protettiva, tonificante, idratante, lenitiva, super interessante, senza parabeni, senza profumo, senza petrolati, senza allergeni. Molto interessante questa crema, io ho sempre un sacco di bisogno di crema per il corpo, per le mani, perché ho sempre le mani secche, ho sempre il corpo secco. E poi acido ialuronico concentratissimi, tra l'altro, cos'è? Ah sì, ok, proprio acido ialuronico, siero concentrato. Interessante, cavolo, mi verranno mai le rughe. Poi passiamo a quest'altro. Ah, ok, questi sono i prodottini che mi hanno regalato quando sono arrivata a Parigi. Sono stata, lo sapete, per Marc Jacobs, se avete visto il vlog già sapete insomma di che cosa si tratta, credo di avervi fatto vedere in velocità, e quando sono entrata nella mia stanza d'hotel ho trovato tutti questi prodottini Marc Jacobs, è stato bellissimo. E c'è, allora, c'è la Iconic Palette a 7 ombretti, questa è la numero 710, che devo fare sempre un disastro, io cerco di essere elegante, poi sprunk, e sono, allora, questa è la palette, probabilmente lo conoscete già il packaging, e questi sono i colori, il viola è un colore che mi sta molto bene perché fa risaltare il verde degli occhi, e poi ci sono anche, alcuni sono opachi, altri sono shimmer, altri invece satinati, molto bella, sono molto felice per questa palette. Poi c'è, allora, questo che cos'è? C'è un eyeliner gel eye, ah quindi ok, è una matita in gel per gli occhi, e questa è nera. Poi c'è, allora, ce n'è un'altra sempre per gli occhi, però questa è color wine, quindi cosa sarà? Tipo un bordeaux? Sì, è tipo un bordeaux. Un rosso, guarda, oddio, più o meno come il mio rossetto oggi, che mamma mia, mi sembra così strano vedermi con il rossetto ma senza trucco sugli occhi, cioè è flashante sta cosa, non riesco a riconoscermi praticamente, non vedo l'ora domani che posso finalmente truccarmi di nuovo e farmi uno super smoky eye, cioè domani esagero davvero. Poi, questo che cos'è? Questo è un Le Marc, oh ok, questa è una matita liquida per le labbra, molto bello il colore, tra l'altro un color ciliegia. Non conoscevo queste matite labbra. E poi ci sono altri 2 prodotti, poi c'è anche il biglietto che mi hanno lasciato in hotel, sono stati super carini, devo dire. Poi appunto ho un sacco di altre cosine da farvi vedere di Marc Jacobs. Questo è un High Shine Lip Lacquer, colore 306 Boom,
è, aiuto, riesco ad aprirlo, aspettate un attimo, ok, forse ce l'ho fatta, e questo è, ah sì sì sì, questo me lo ricordo, questo è un rossetto liquido per le labbra ed è di questo colore viola con un sacco di glitterini. Non credo purtroppo che questo tipo di colore mi stia bene, quindi forse magari lo metterò in un giveaway. Però è molto carino perché ha tutti questi, tipo questi micro glitter che non credo in videocamera si riescono a vedere, ma sono, ce ne sono davvero tantissimi anche se sono micro, sono molto belli. E poi ultimo prodotto è questo, che è un gel lipstick in colore Hey Stranger ed è un nude, però anche questo purtroppo non credo che vada bene per me come nude, perché cioè su di me questo lo vedete è tipo marrone, marrone scuro, però amo la formulazione dei rossetti Marc Jacobs e quindi sono molto contenta di averne ricevuto uno, anche se appunto non credo che la colorazione sia proprio il massimo. Oh, vedete il gatto Denver che sta là, non è che ti fa il bidet, si sta facendo di nuovo il bidet, perdonatelo ragazzi, io cioè non so più cosa fare, lui deve mettersi sempre nell'inquadratura della videocamera e si fa il bidet. Bene, poi mi è arrivato un altro pacchettino da Mesauda e vediamo che cosa c'è. Oh my god, mi hanno, ah sì, no, questi ve li ho già fatti vedere o non ve li ho fatti vedere? Mi sta venendo il dubbio perché mi ricordo di averli già guardati questi, forse magari in una stories, non sono sicura. Questi sono correttori liquidi e mi hanno spedito tutte le colorazioni possibili, sono 4 e c'è porcelain, ivory, sand e almond. Non ho mai provato i loro correttori, ma è molto interessante visto che amo i loro rossetti. Poi, allora, mi è arrivato questo pacco. E allora, io conosco la Noble Health, che è un brand con cui ho lavorato in passato se non sbaglio, ma questa volta mi hanno mandato questo pacchetto con un panda, c'è scritto Hair Care Panda e sono delle praticamente delle caramelle gommose. Io sono pazza, io vado pazza per le caramelle gommose, mangerei caramelle gommose tutto il giorno, ogni giorno, ahimè purtroppo. E queste però, oddio, sono degli orsetti rosa, riesco a vederli, che carini. E queste invece però, cioè queste però non sono caramelle semplici, perché sono appunto hair care, quindi hanno, contengono biotina, che cos'altro contengono? Sono, vanno bene anche per i vegani perché non contengono niente di origine animale eccetera, ed hanno appunto vitamina E, vitamina B6, vitamina B12, acido folico, vitamina A, zinco, insomma sono strapiene di vitamine e sono curiosa di vedere se sono anche buone. Spero, non so cosa augurarmi, perché se spero che siano buone, ah da qua li vedete gli orsetti, perché se sono buone probabilmente le faccio fuori subito. Poi ve l'ho spedito, ci sono tutti questi adesivi, vi faccio vedere il pacchetto perché è molto carino, è tutto rosa. E poi mi hanno mandato anche il bigliettino. Molto carini sono stati, sono curiosa di provarle. Allora, arriviamo a Givenchy, direi di arrivare a Givenchy. Vi ho fatto vedere su Stories questo pacchetto e sono stata cattivissima, mi sono sentita tantissimo in colpa perché non vi ho fatto vedere che cosa c'era all'interno. Spero di non avere il rossetto sui denti, sarebbe il massimo filmare tutto il video e poi rendermene conto alla fine. Comunque, allora, sì, mi è arrivato questo pacchetto, Silvia di Givenchy, la saluto, è sempre carinissima quando mi manda i pacchetti, e mi ha spedito, guardate questa roba, e non ho ancora aperto niente, quindi sto aprendo per la prima volta tutto con voi, è stato difficilissimo resistere. Questo è un, io amo Givenchy, l'unica cosa che non mi piace è dover pronunciare i nomi francesi perché non sono neanche lontanamente capace. Questo è un Cushion Glow, boh, almeno c'è anche in inglese, Tate Couture Cushion Glow, e credo sia un fondotinta, sì, dovrebbe essere un fondotinta, c'è anche tutto il procedimento, praticamente c'è la spugnetta, si va a premere la spugnetta sull'applicatore e poi fuoriesce il fondotinta e sì, devo un pochettino capire come funziona, però solitamente i fondotinta cushion hanno una buona copertura media, che quindi è molto anche, che quindi è anche molto naturale. Oggi ce la possiamo fare, Nicole. Poi c'è Matte and Blur Touch Mattifying Stick. Oh, adoro i mattifying stick, amo quello di Benefit. Wow, non sapevo che Givenchy avesse fatto un mattifying stick, e questo ha anche un buon profumo ed è, mi piace che sia rosa, e devo assolutamente provare ad usarlo. Lo uso, questi mattifying stick li uso sempre quando metto il primer, praticamente prima del primer che vado a stendere su tutto il viso e ovviamente prima del fondotinta. Poi c'è un Cole Couture, un eyeliner waterproof,
Interessante. Oh, è un bellissimo. Allora, aspetta un attimo che è uscita un po' la punta. È un bellissimo colore perlato questo. Questo più che eyeliner, secondo me, fa da illuminante nella zona contorno occhi, molto carino. Poi c'è un gloss Interdit Extreme Shine Gloss. Numero noir, numero 16 noir. Significa che è nero, ma come tutta la linea di prodotti Givenchy con questo colore, poi in realtà una volta che lo applichi, no, è nero comunque, no, di solito cambia colore, ve lo giuro, forse questo effettivamente è di questa colorazione, quindi potrebbe essere utilizzato come top coat, ha un sacco di glitterini questo prodotto, sì, no, questo colore confermo, ovviamente è molto sheer, quindi è praticamente traslucido, se vai a stenderlo così sulle labbra vedete che praticamente è trasparente, però ha questi micro glitterini che sono molto carini. E poi il packaging, cioè il packaging di Givenchy è il top. Poi mi hanno spedito le Rouge Matte Velvet Matte Lip Color, colore rouge stiletto, quindi sarà wow, sì, il packaging Givenchy è imbattibile, wow. Io devo usare sempre tutti i prodotti, scusatemi, questo è un bellissimo rosso freddo e matte, quindi lo userò 100%, è stupendo, deve essere bellissimo questo colore. Poi c'è un altro Extreme Gloss, però questo è numero 07 Nude Addiction, quindi wow, questo è un bellissimo, bellissimo nude, anche questo con micro glitterini, quindi sono davvero molto, molto leggeri, wow, guardate che bel colore, stupendo, stupendo. E poi mi piace tantissimo il nuovo packaging dei gloss, perché una volta erano un pochino più sottili, erano un pochino diversi, questo mi piace molto di più, molto più carino secondo me. Poi non è finita qui, ci sono un sacco di altre cosine. Allora, ah ok, ce ne sono altri, no, ce n'è un altro di gloss in realtà, e questo invece è il numero framboise. Oh, framboise sarebbe lampone? Non sono sicuro, probabilmente sbaglio. Comunque è di questo bellissimo viola, non troppo scuro in realtà, tipo un po' un viola fucsia, molto bello. Molto carina questa idea di questi micro glitter che non sono troppo forti, ma che comunque si vedono quando la luce riflette sulle labbra. Poi c'è un Mr. Light Glow. Che cos'è Mr. Light Glow? Ok, sembra tipo una penna. Ah ok, questo deve essere uno di quei tipo il touche éclat, per farci capire, quindi girandolo sicuramente esce il prodotto e poi va ad illuminare. Ah ok, anche è una Golden Glow Corrective Pen, quindi è una penna correttore che ti dà anche un po' di luminosità. Questo deve essere super. E poi allora Couture Atelier Palette, no? Forse si pronuncia così, non lo so. E ci sono, è una palette con quattro ombretti. No, vabbè, il packaging è troppo bello di Givenchy. Ok, ok, l'avevo vista in giro questa. Interessantissimo, anche l'applicatore che è in spugna, però un pezzo unico da due spugnette, quindi evidentemente si fa così o così. Ah. Ok, ci sono quattro colori, però sono tutti uniti in una scialla. Carina questa cosa, potrei farci un trucco con questi prodotti, che cosa ne dite? Potrei fare un full face of new makeup con tutti questi prodotti. Se volete questo video scrivetelo nei commenti, lo faccio sicuro. E poi anche perché con tutto l'ambaradan che abbiamo ricevuto oggi, davvero, cioè nell'ultimo periodo, potrei davvero, anzi sicuramente fare un trucco full face totale. Poi qui ci sono altri Le Rouge Matte, aspettate un attimo perché ce ne sono due di questi pacchettini. Beh, Silvia sa che io amo i rossetti matte, quindi sicuramente me ne ha mandati. Wow, allora c'è Nude Rose, Neo Nude e poi un violino retro. E la mia pronuncia francese mi fa ridere da sola, cioè rido da sola. Wow, ok, no, non vedo l'ora di provare questi rossetti matte. Sono troppo contenta per questi rossetti matte, troppo contenta. E poi, sì, questo credo fosse tutto, perché questo gloss ve l'ho fatto vedere, sì. Quindi per Givenchy anche questo era tutto. Mi raccomando, scrivetemi se lo volete il video sul full face
con nuovo make up, perché lo farò assolutamente. Poi mi è arrivato quest'altro pacchetto da Benefit e anche qua mi sono sentita super in colpa perché non l'ho aperto nelle storie, non mi ho fatto vedere che cosa c'era all'interno, ma non l'ho visto neanch'io praticamente. Allora c'è un, sei curioso di sapere cosa ti riserva il 2018, scoprilo nel tuo brow oroscopo. E quindi ci sono tutti i segni zodiacali e ti consigliano i prodotti. Ok, e quindi vediamo invece i prodotti che mi hanno spedito, quali sono. Ok, c'è una piccola bustina, your special gift. No. Ok, in regalo per te un anno di servizi brows, epilazione, tinta sopracciglia nella boutique Benefit di Milano e qualsiasi brow bar d'Italia, solo da Sephora. E c'è il mio nome, che carina! Grazie Benefit, mamma mia! E poi, allora, vediamo, vediamo che cosa c'è. Allora c'è Highbrow Pencil in colore... Ah no, la Highbrow Pencil è un colore solo, che rimbambita. E poi c'è il primer, il Brow V Conditioning Primer, che conosco molto bene perché mi piace molto. E poi c'è la Foolproof Brow Powder in colore numero 1. Spero non sia troppo chiara per me, perché di solito mi piace utilizzare la tonalità numero 2. E mi fa ridere perché ogni volta che mi mandavano la 2 chiedevo la 1, adesso mi mandano la 1 e chiederò la 2. Probabilmente sì, sì. È un pochino, cioè, andrebbe bene per una bionda in realtà, ma a me personalmente piace avere le sopracciglia un pochino più scure. Molto carino il fatto che abbiano fatto questo packaging con un pennellino, che tra l'altro è anche molto buono. La Benefit spesso, e non ci sono tanti brand così, ha prodotti che quando c'è il pennellino sono comunque pennellini buoni. Poi mi è arrivato in realtà un altro, ragazzi, mega pacco da Benefit, e vediamo insieme che cosa c'è all'interno. Allora, oh mio Dio, questo mi sa che l'avevo già aperto. Sì, 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 l'avevo aperto. Credo che l'abbiate visto su Instagram, non su YouTube. Allora ci sono... No, vabbè. C'è una borsa dell'acqua calda, ragazzi, cioè vi giuro. E poi c'è... I have a date tonight with my bed. C'è una tazza. Che figata, che figata. No, vabbè, troppo figo. Troppo figo. E poi sono molto io questo, che tipo venerdì sera invece di uscire sto sul divano. Vabbè. Poi andiamo a vedere i prodotti che mi hanno spedito, e sono tutti skincare, e io amo i prodotti skincare di Benefit, amo la crema contorno occhi, amo lo struccante, che non è uno struccante micellare ma è super 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 delicato, quindi posso usarlo anche sull'extension che non ho più, ma vado a fare il lash lift prestissimo, voi verrete con me, però è appunto super super delicato. Spero mi abbiano inviato anche, sì, sì, è il Remove It di questo che vi stavo parlando, è il Makeup Remover Oil Free. E va benissimo appunto essendo oil free sia per extension che per pelli magari miste grasse, ed è questo, lo conosco benissimo perché ne ho fatti fuori 50 di questi. Poi qui c'è la Smoothie Loaf Cleansing Exfoliator, e questo devo dire che non lo conosco, è un esfoliante detergente, cioè un detergente esfoliante. Smoothie Off, ok, interessante questo, devo provarlo. Ultimamente sto facendo un sacco di esfoliazioni al viso perché era un po' che non le facevo, mi sono arrivati certi punti neri che, ragazzi, ecco, ci siamo capiti. Poi Instant Comeback Facial Serum, ok, è un siero per il viso adatto a tutti, a tutti i tipi di pelle, ma perché oggi non parlo normale, cioè non ce la faccio, ed è appunto per pelle disidratata, stanca, eccetera. Cioè guardate che carino che è questo packaging, è troppo bello, super shiny, questo turchese, Instant Comeback, interessante, devo dire, e sto usando sempre più sieri prima di usare la crema idratante, quindi lo userò sicuro. Poi c'è la fattore protezione 15, Triple Performing Facial Emulsion. Anche questa è oil free e sono molto grata a Benefit perché fa sempre prodotti oil free, o comunque la maggior parte sono oil free. E questa è una crema per il viso. Questa, se non sbaglio, l'avevo già provata ma tantissimo tempo fa, e mi ricordo bene che mi ricordo che mi trovavo molto bene ad usarla la mattina, perché avendo fattore protezione
versione 15, ero comunque, avevo la pelle protetta appunto dal sole quando uscivo, e poi è super 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 leggera, quindi non ti fa la pelle unta ed era perfetta anche sotto il trucco. E poi c'è un'ultima crema, anche questa la conosco bene perché ho fatto fuori tipo 50 vasetti di questa crema. Io la compravo prima, ragazzi, di iniziare a fare i video su YouTube, quindi molto prima che Benefit mi inviasse i prodotti. Pensate quanto è assurdo essere una fan, un acquirente di Benefit e poi ti arrivano questi pacchi, tu non ci credi davvero. Questa è la It's Potent, è una crema occhi, mi piace perché è molto idratante, non troppo, non troppo poco, sta benissimo anche sotto il trucco. E questo è quanto, vi ho fatto vedere tutto quanto, poi mi hanno mandato anche la bustina per Nicole, ma questa l'ho già letta. Poi allora io direi di passare. Ah sì, anche questo ve l'ho fatto vedere su Stories, quindi magari l'avete già visto, ve lo faccio vedere in velocità se appunto non mi seguite su Instagram, non la conoscete. Questo è un pacchetto che mi è arrivato da L'Oréal Paris ed è molto carino perché da una parte c'è la freccina e si tira, se ce la faccio, ok, e c'è scritto hashtag senza filtri, apri e scopri i tutorial. Ok, e poi si apre. Ci ho messo tipo una ventina di minuti seriamente per capire come si apriva e mi sono già dimenticata. Ah no, ok. Non sto scherzando, ci ho messo un sacco. Ok, e qui ci sono vari prodotti. Allora, ci sono i Pore Refining. Ah, ok, ci sono tre primer. Tre diversi primer che sono questi. Uno è ovviamente verde, quindi antirossori. Poi c'è il primer illuminante e il primer che va a togliere l'aspetto dei pori dilatati. Poi ci sono invece tre fondotinta, spero ci sia la mia colorazione, ma sembrano abbastanza chiari perché mi hanno spedito Ivory. E poi c'è Naturel Rosé, che forse ha un sottotono un pochino più rosato, quindi credo che sia questo il mio colore. E poi ce n'è uno decisamente troppo scuro. Io quando vedo Toffee Caramel automaticamente non può andare bene per me. E poi ci sono, che cos'è questo? Cioè, è un eyeliner a pennarello Tattoo Signature Super Liner. Sapete che non ho più eyeliner a pennarello, sto scherzando, li ho usati tutti. C'era un periodo che usavo solo eyeliner a pennarello e li ho fatti fuori tutti, cioè non ne ho più uno. E poi ci sono due matite per sopracciglia, anche queste sono Tattoo Micro Tattoo Brow Artist, interessanti. E sono, sì, una è un pochino più chiara e una un pochino più scura. Ok, sono molto particolari queste, sono praticamente anche questi dei pennarelli, però hanno quattro punte molto molto piccole, quindi deve essere interessante provare, voglio assolutamente provare. Sono interessanti secondo me per andare a mimare l'aspetto dei peluzzi delle sopracciglia. Carina questa idea, secondo me è un'ottima idea. Quindi questo è il pacchetto di L'Oréal. Se votate per un video full face, proverò assolutamente queste matite sopracciglia. Poi mi sono arrivati questi prodotti da Business France, strano brand, non lo conoscevo. C'è scritto tutto in francese, non mi accingo a leggere perché insomma di figuracce ne ho già fatte troppe in questo video con la mia pronuncia in francese. Oh, ok, questo pacchetto è molto carino, molto molto carino, e ci sono tutti questi petali di rosa, guardate che roba. Fichissimo. E c'è, allora, c'è un Eau de Toilette Amande e Tonka, non si sente il profumo, ma chissà. E poi c'è, candela profumata fatta a mano, seriamente? Wow, c'è scritto Love. Oddio, un profumo buonissimo, non so descriverlo, ma è buonissimo, mi ricorda un po' il mare, la spiaggia, è fantastica questa candela, molto bella anche secondo me per decorare la casa. E poi ci sono, allora, che cos'è questo? Questo è un siero, ragazzi, c'è scritto tutto in francese, aiutatemi. Allora, in italiano, neo siero di acque di mare, base per trattamento viso, applicare mattina e sera. Ok, quindi è una, praticamente un siero per il viso da inserire nella skincare. E poi c'è una crema Organic Certified Day Cream, quindi una crema per il viso da giorno. Poi questo secondo me è un balsamo per il corpo, sì, ah no, ok, è per il viso, corpo, mani e capelli, quindi è praticamente un 100% di origine naturale biologico. Che figata è sta roba, voglio assolutamente usarlo come maschera, come impacco per capelli. Fatemelo aprire, vediamo com'è all'interno. Io adoro questi prodotti che... Ok, no, questo è super denso, è praticamente è solido, cioè è veramente solido.
e non so, senza parabeni, senza siliconi, perché adesso che ho fatto la cheratina ai capelli devo stare attenta a cosa uso, non devo usare solfati sui capelli, non devo usare sale, molti prodotti per i capelli contengono sale, quindi interessantissimo questo prodotto. Questo sarà un prodotto molto utile. Poi mi è arrivato questo fluido regolatore e opacizzante, super interessante anche questo, specialmente con l'arrivo della primavera, l'estate, che la mia pelle già è tipo, appunto, ve lo dico spesso, ma è tipo una palla da discoteca già in inverno, figuriamoci in estate. E poi mi è arrivato Sensorial Massage Oil, ok, olio da massaggio con idratante, fondant, boh, io lo dico in francese, idratant, fondant e nourissant, quindi nutriente e fondant, non lo so che cosa significhi. Comunque molto carino questo pacchetto, molto utile mi sarà questo pacchetto. Poi sto mollando roba ovunque. Poi, allora, che cosa c'è qua? È arrivato questo pacco da Charlotte Tilbury. E se mi ricordo bene ci sono parecchie cosine qua all'interno. Molto carino questo pacchetto, confezionato molto molto bene, con molta cura. Vediamo che cosa c'è. Allora, c'è questo beauty case molto carino con tutti i simboletti dei Kiss. Give a woman the right makeup, she can conquer the world. Oh wow, molto motivational. E che cosa c'è all'interno? Allora, c'è una luxury palette, una palette di ombretti. Vediamo un po', aiuto. Oh, molto belli, devo dire, eh? Molto molto belli, sono tutti satinati e uno, no, tre satinati e uno glitterato, molto carini questi ombretti, devo dire, abbinati molto bene. Poi c'è, oh, che cos'è, che strano questo packaging, mascara Full Fat Lashes, ok, quindi questo deve essere un super 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 mascara. Il packaging mi piace un sacco. Poi c'è, allora, un Luxe Color Lasting Lip Liquor. E ce ne sono un po'. Ah no, questa è un'altra cosa. Quindi questo è un rosso. E la mia videocamera si era spenta per un secondo. Wow, è un bellissimo bellissimo nude questo. Mi piace troppo che abbiano tutti i dettagli in oro rosa. Poi c'è un The Feline Flick, oh, the Feline Flick, ok, non avevo capito. E quindi questo deve essere un eyeliner, un altro eyeliner a pennarello, e vai, ok, li avevo finiti, adesso ne ho due. Poi c'è, che cos'è questo? Questa è un'altra palette, no, è un blush, sì, deve essere un blush per le, guardate che carino, deve essere, sì, c'è scritto che per le guance, per forza è un blush, wow, ed è anche molto molto bello, devo dire la verità. E poi ci sono altri due prodotti, questo è un Fallen from the Lipstick Tree, ok, è rossetto, ed è wow, nude, fantastico, spero sia opaco, non c'è scritto, Penelope Pink, solo questo c'è scritto, però come colore è stupendo. E poi c'è un Lip Cheat Reshape and Resize Eyeliner, Lip Liner, ok, quindi è una matita per labbra, molto nude, molto naturale, ci piace. Quindi questo era tutto, sì, questo era tutto il contenuto di questo beauty case. E poi però non finisce qui, ragazzi, perché c'è anche questa scatola pacchetto regalo all'interno. Andiamo ad aprire, vediamo che cosa c'è. Che carino aprire, non avevo aperto questa cosa. E alcune cose ho sbirciato quando mi arrivano, sono sincera. Altre cosine invece non ho guardato niente, non ho idea di che cosa ci sia all'interno, tipo questa. Ed è molto carino aprire le cose davanti a voi, se riesco ad aprirle, però, perché non ce la faccio. Però è molto carino, secondo me. Questo è il classico momento che ti parte un'unghia, tipo quando ti sei appena messa lo smalto e nel momento in cui apri sto coso, stracchete. Wow, ta-da! Carino il packaging, apriamo, molto luxury. Ok, okay. Che cosa c'è? Ok, allora c'è, che cos'è questo? Magic Cream, wow, oh mio Dio, è veramente stupendo questo packaging, non so com'è la crema, ma wow, cioè guardate che roba, fantastica, poi promette di ringiovanire, eccetera, eccetera, quindi cavoli. Poi c'è oggi tutto prodotti anti-age, mi mandano veramente. Poi Wonder Glow Instant Soft Focus Beauty Flash Primer, quindi un primer per il viso, interessante.
molto interessante, ha una specie di, ha tipo un sacco di, non sono micro glitterini, ma è molto shiny, quindi secondo me è carino da indossare sotto al sotto il fondotinta quando abbiamo la pelle un pochino spenta. E poi c'è, cos'è? Mamma mia, mi hanno mandato un sacco di roba. Poi c'è, ok, anche questa è una palette ed è Bronze and Glow, quindi carino, ci sono tutte queste frasi motivational e all'interno c'è, no vabbè, guardate che carino, è troppo bello il packaging di questo brand, devo dire, mi ha colpito molto. E all'interno ci sono terra per fare il contouring e poi highlighting con l'illuminante. Super super, e anche le colorazioni sono parecchio chiare, quindi ci sta, ci sta. E poi ci sono altri tre prodotti, sono troppo felice. Allora, un altro, no, questo già ve l'ho fatto vedere, no, questo è un altro rossetto, Beach Perfect, che nomi assurdi. Questo è un altro nude, un pochino meno chiaro rispetto all'altro, però amo, perché io adoro il nude, lo sapete. E poi ci sono due, uno e entrambi matte. Grazie, sì, entrambi matte. Uno è Hot Lips, oh ok, che strano, guardate che roba. Ed è, oddio, dà anche il simbolino del rossetto qua sotto. E questo è un bellissimo rosso, e il fatto che sia opaco mi gasa alquanto. Poi ce n'è un altro, sempre matte, ma vediamo il colore. Ok, questo è tipo più un fucsia. Sì, lo definirei un fucsia, forse oggi riusciamo a descrivere un colore. Questo è tutto quello che mi hanno spedito, wow, devo dire wow, wow, wow. E arriviamo invece al pacco che mi è arrivato da Dior. Taratara. Oh, stavate già sbirciando, ammettetelo. Sì, mi è arrivato questo pacco, Dior Addict Lacquer Plump. E avete visto una piccolissima anteprima su Instagram Stories. Wow, davvero, cioè, non ho parole. Oh mio Dio, sono tantissimi, sono bellissimi, guardate che roba. Alcuni sono glitterati, mamma mia, sono troppo belli, cioè, guardate le tonalità, sono una più bella dell'altra, davvero, una più bella dell'altra. The First Plumping Lacquered Lip Ink by Dior, ok. Quindi questi sono rossetti che hanno effetto plump, quindi vanno a rimpolpare e, tra virgolette, cioè no, tra virgolette, fanno sembrare le labbra un pochino più carnose. Wow, è bellissimo, guardate che roba, stupendo, super, super, anche un buonissimo profumo. Voglio assolutamente provare anche, fatemi giocare un po', voglio assolutamente provare anche questo che è viola con tutti questi micro glitter, no vabbè. Oh, è bellissimo, guardate che roba, è super scrivente, si vedono questi micro glitter, non sono esagerati ma sono, si vedono, wow, cioè, no, me l'aspettavo traslucido, ci sono rimasta, pazzesco. Sono curiosa di vedere com'è questo effetto plumping, questo effetto, ecco, avete capito? E poi arriviamo, aspettate che appoggio qua, e poi arriviamo alle ultime cosine che vi devo far vedere. E queste, dovete sapere, non sapevo, sono di Marc Jacobs, e non sapevo se inserirle in realtà nel video haul che ho fatto, in cui ho inserito solo le cose che ho acquistato io, quindi il mio shopping personale, oppure se dovevo inserirlo nelle cosine che mi hanno spedito le aziende. Perché questo, dovete sapere, quando siamo stati a Parigi è stata davvero un'esperienza bellissima, ci hanno portato alla boutique Marc Jacobs e abbiamo potuto scegliere tutto quello che volevamo, quindi sono cose in realtà che appunto ho scelto io, che non mi sono state inviate, però sono state comunque un regalo dell'azienda, quindi non, alla fine ho deciso di inserirle qua. E vi faccio subito vedere, ah no, in realtà, che cosa è questo? Ah sì, beh, ovviamente questi sono, questo non li conoscevo, questo è Shameless, il fondotinta, lo utilizzerò anche in qualche video, questi sono i nuovi fondotinta, mi sono trovata, ma aiuto, mi sono trovata, se non li distruggo prima li userò in un video, mi sono trovata molto bene con questo fondotinta, lo vedrete in azione in un video, vedrete com'è la coprenza, vedrete com'è l'effetto finale, non si vede addosso, è fantastico, però appunto non voglio influenzarvi, voglio che lo giudichiate voi nel video che farò. Poi, allora, quello che io ho scelto, queste, il fondotinta era uno dei regali che ho trovato in hotel, nella stanza d'hotel. Poi io ho scelto questa blusa, e c'è anche, allora, prima c'è una canotta che si va ad indossare sotto la blusa ed è semplice,
ma molto leggera e delicata nera. E poi sopra sono andata a scegliere, cioè in realtà è un pezzo unico, e poi sopra ci sono ancora i miei capelli perché l'ho indossata all'evento in cui abbiamo conosciuto Marc Jacobs in persona, è stata un'emozione stupenda. E poi questa è la blusa, che ovviamente si può indossare sia da sola che con la canotta, ma se la indossate con la canotta è completamente coprente ed ha tutto questo dettaglio. Allora, a parte che ha un bellissimo dettaglio anche davanti, e poi ha tutto questo dettaglio attorno al collo con tutti questi cristalli. E anche Tessa Brooks ha scelto questa per quella serata, quindi praticamente eravamo tipo gemelline, tra l'altro sedute vicino io e lei con la stessa identica maglia. E poi dal negozio ho scelto anche, allora, questi non li avevo neanche visti, me li hanno inseriti loro nella borsa, io non ne sapevo niente, ed è un paio di occhiali, appunto, sempre del brand, ma è una figata perché mi piacciono un sacco questi occhiali. Ok, sono molto particolari, preparatevi, però che cosa ne dite? Mi piace un sacco che ci sia questo effetto specchio, e poi sono rosa, ragazzi, lo sapete che è il mio colore preferito, quindi quando li ho visti sono impazzita letteralmente, anche perché me li sono ritrovati nella borsa e non mi aspettavo di trovare un paio di occhiali, quindi è stata una super doppia sorpresa praticamente. E poi altra cosina che ho preso, tada, è un portafogli, ed ho preso quello piccolino. Da una parte è fucsia, dall'altra è arancio, e c'è il simbolo che Marc Jacobs ha messo anche sulle sue borsette. All'interno è tutto dorato e c'è sia un doppio spazio per le banconote, che sembra piccolino ma in realtà ci sta un sacco di roba, e poi c'è anche uno spazio interno qui. Lo spazio, sì, c'è anche lo spazio per le monete dietro con la zip, voilà. Eccolo qua, e poi si può aprire anche di più così è più comodo, voilà. E poi ci sono anche tutte, c'è anche lo spazio ovviamente per tutte le card. No, mi è piaciuto subito questo portafogli, e anche se è così piccolino alla fine è super super pratico perché ci sta un sacco di roba. Quindi, e poi altra cosina che mi hanno regalato, io non l'ho usata ancora però mi hanno detto che è una figata pazzesca, ed è la cover con la luce, ed è del marchio Lumi, scritto con due E, Lume E. Ed è una figata perché ti fa una luce molto forte, che tra l'altro tu puoi regolare, e si usa per fare i selfie ovviamente quando è buio, quando non c'è una buona illuminazione, si usa questa, ed è una cover con le lucine sopra, e tra l'altro è rosa, quindi non potevo andarmi meglio. Quindi ragazzi e ragazze, questo è tutto l'ambaradan che mi è arrivato, questi sono tutti i fantastici prodotti che mi sono arrivati nell'ultimo periodo. Fatemi assolutamente sapere, ve l'ho ripetuto 750 volte, me ne rendo conto, ma fatemi assolutamente sapere se volete un full face con questi prodotti, quindi li testiamo assieme. E niente, questo è tutto, mia family, io vi ringrazio sempre tantissimo per i bellissimi messaggi che mi lasciate, per i bellissimi messaggi che ci avete lasciato, non riesco a parlare oggi, poi io mi emoziono, per i bellissimi messaggi che ci avete lasciato sotto il video che abbiamo filmato con Tomas, che vi è piaciuto tantissimo, quindi ci ha fatto super piacere. Io vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio forte forte come sempre, mia family, e noi ci vediamo domani, perché questo video lo vedete mercoledì, ci vediamo domani giovedì con un nuovo video. Ciao!